Due liste, un unico candidato sindaco. Partiamo dal candidato sindaco. Com'è nata questa voglia di fare questa esperienza? Beh, la voglia di fare questa esperienza nasce da un progetto che mi è stato sottoposto da parte del gruppo che ha lavorato già per qualche tempo rispetto a un programma che noi adesso cercheremo in qualche modo di portare a conoscenza della cittadinanza. Una proposta che è stata da me accolta con molto entusiasmo, con un pochettino di riserva, logicamente dovuta al fatto che non ho precedenti esperienze politiche, ma con la convinzione di poter rappresentare qualche cosa nel cambiamento di questo paese, e quindi con molto entusiasmo ho accettato la candidatura e mi appresto a cercare di far da garante per quello che è il programma che è stato studiato, che è stato redatto da questo gruppo, da questa coalizione. Due liste, nelle due liste c'è un po' tutto quello che proponete, Cambia Legni con Noi e poi i giovani. Sì, la lista Cambia Legni con Noi è una lista già relativamente giovane, comunque fatta di persone con una certa esperienza nell'ambito della vita lavorativa, della professione, delle attività sociali, e quindi con una possibilità di operare direttamente subito sul concreto per quelle che noi riteniamo siano i bisogni di questo paese. La lista giovani invece è una nostra, non scommessa, ma direi una nostra necessità che sta nel programma, perché noi riteniamo che sia fondamentale costruire il consenso dei giovani verso la politica. Non siamo una lista contro la politica, siamo piuttosto un gruppo, una coalizione che vuole rilanciare la politica, e magari facendolo direttamente dalle classi più giovani, da chi in questo momento si appresta a entrare nel mondo della vita sociale, nel mondo della professione, del lavoro, speriamo quanto prima, e farlo con una certa preparazione, secondo noi, può essere utile per tutti i cittadini nel futuro, perché in questo modo potranno contare su una classe dirigente più vicina a quelli che sono i problemi, più vicina alla politica, più vicina a quelle che sono le soluzioni, più preparata direi in assoluto a quelle che sono le necessità di amministrare questo paese con una nuova classe dirigente. Una frammentazione nella proposizione delle liste dei candidati che farà diventare importante fino all'ultimo voto la scelta dei lenicesi. Assolutamente, direi di sì. La frammentazione peraltro è dovuta in gran parte alla disgregazione della precedente esperienza di opposizione, dell'amministrazione precedente, del Consiglio Comunale precedente, quindi disgregato quello, noi vediamo che i componenti di quella coalizione di opposizione si sono ritenuti tutti quanti indispensabili a prendere lo scettro del cambiamento e hanno deciso di frammentare di molto la compagine dell'ex centrosinistra. Poi ci sono anche le novità elettorali, tra virgolette, diciamo novità dell'ultimo momento e degli ultimi anni, che sono quelle legate a movimenti che hanno una loro notevole consistenza. E poi c'è una frammentazione dovuta forse alla mancanza di un vero e proprio ricambio e alla necessità da parte di qualcuno di sottoporre all'attenzione un nuovo modo di operare con delle nuovi criteri e nuove valutazioni che non hanno magari trovato albergo, diciamo così, nelle volontà di altri gruppi. E così è nata anche la nostra, tra l'altro. La corsa si fa per vincere, ma qui soprattutto per arrivare a quel ballottaggio dove poi si decideranno le sorti davvero dell'amministrazione. Sì, nuovo sistema elettorale, peraltro per Legni nuovo, e quindi molti analisti del settore dicono che non è stato completamente compreso dai lenicesi o dagli esponenti politici che si sono presentati in massa. Io credo che invece sia più una necessità dovuta a un periodo critico di questa comunità, dovuto al commissariamento essenzialmente, quindi a due anni di mancanza della politica, dove forse tanti ritengono di voler dare il loro contributo. Questo porterà, matematicamente parlando, quasi sicuramente, anzi sicuramente direi, al ballottaggio, e lì si valuteranno le condizioni in quel momento con tutte le prerogative che chiaro la normativa, la legge elettorale ci riserva a chi dovrà in qualche modo poi concorrere nel ballottaggio, insomma.